questo costruttore negli anni dei miei mandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. Oh, ci sei? Sì. Ciao. Oh, ciao. Come stai? Siamo online? Siamo in diretta? Boh, chi lo sa. Bene, Matti, senti, ti volevo dire una cosa. Io ho fatto... Sì, raccontami. Stamattina ho fatto questa proposta qui, guarda. Si vede, sì. Vedi che ci sta, ho fatto una stanza piena di finestre, perché c'è stato un cliente l'altro giorno che è venuto a studio, mi ha detto, senti, volevo ristrutturare casa, e mi ha detto, voglio una stanza in cui ci stanno tutte quante finestre. Vedi, ho fatto tutte finestre, sembra la chiesa di Le Corbusier. E mi ha detto che ci aveva voglia di guardare i vicini. C'aveva voglia di guardare i vicini di casa. Di guardare? C'ha voglia di guardare i vicini di casa senza farsi vedere. E quindi mi sono messo... Ah, bello, si potrebbero fare proprio dei cannocchiali di sé. Esatto, i cannocchiali, mi ha detto, io guardo sempre, ma mica per fare il guardone, perché li vuole controllare, sono tutte vecchiette quelle che abbiano dall'altra parte. Allora mi ha detto, io per essere sicuro, allora mi ha chiesto una soluzione. Mo io non so, ma tu che ne dici, in comune passa questa? Io prima c'è il desiderio, no? Poi... Poi vediamo. In fondo. Certo. Ma tu c'hai qualcuno che... No, io ti volevo parlare, che ho visto questo spot in televisione, gira molto sulla 7. Ma quale? Appunto, mi sembra dedicato agli architetti, ai professionisti. Sai, c'è quella tipa con i capelli bianchi, ristrutturare facile. Ah, sì, sì, l'ho visto anch'io. Aspetta un attimo. In mano. Te lo faccio vedere, secondo me è un'occasione, insomma, in qualche modo... Beh, buono. Forse, non so, sono indeciso se, non so se siamo noi adatti, oppure pensavo che era interessante fare il tutorial di come si fa la domanda di partecipazione, no? Ma bello però, vediamo un po' un attimo com'è questa cosa. Io adesso me lo ricordo vagamente. Lo condivido volentieri. Sì. Fa un attimo. Se riusciamo. No, ieri è venuto un altro cliente a studio che era un po' preoccupato per questo Covid, allora mi ha detto, voleva ristrutturare casa, pensa, mi ha detto, mi fai una stanza in più? Ho detto, ma insomma, c'hai un appartamento piccolo, e voleva un po' sapere. Allora mi ha chiesto, ma si può fare una stanza da 6 metri quadri, proprio minima? Dice, perché se poi sto in quarantena è complicato. E quindi stavo studiando tutto il sistema, dopo te lo faccio vedere. Tante stanzette piccole piccole dentro casa. Boh. Interessante. Vabbè. Infatti potremmo parlarne. Mandiamo lo spot. Non vediamo. So se si vede. Io lo vedo benissimo. Ah, bene, bene. Per farlo abbiamo bisogno anche di te. Sei un architetto, un ingegnere o un geometra con esperienza e talento? Visita subito la sezione Lavora con noi del nostro sito o invia la tua candidatura a professionisti@facilestrutturare.it. Cogli ora questa opportunità di crescita professionale. Facile strutturare. Facile strutturare aziende. Insomma, mi sembra proprio una cosa interessante. Ah, bene, guarda, in questo momento qui, insomma, che c'è questa strana situazione di cambiare la vita quotidiana, sai quanta gente vorrà ristrutturare per adattarsi un po' alle nuove esigenze? Covid o non Covid, qui le famiglie sono meno numerose, comunque c'è l'esigenza di stare, come dire, protetti. E poi, guarda, devo dire che io ogni tanto sento delle indicazioni da parte di qualcuno. Comunque, senti, io boh, non lo so, lo farei. La mitizzazione della casa, no? Dell'habitat, del luogo protettivo, in fondo. Ma in fondo... È vero, molto forte. Ma in fondo sì, è giusto, vedi, c'è qualcuno che dice, vabbè, tutto insieme, chiamiamoci, chiamate noi, ci pensiamo noi, facciamo la ristrutturazione, mica male. Ma secondo te questa candidatura... 9 euro a metro quadro, cazzo. E chissà quanto spetta all'architetto, poi. Sì, certo. Questo bisogna
saperlo. Però vabbè, senti, guarda, io proverei a fare questa candidatura perché secondo me è interessante. Qui voglio dire, bisogna prendere quello che c'è sul mercato. Certo, mi viene qualche dubbio, poi magari ne parliamo. Ma tu ce l'hai il form per fare la candidatura proprio? Lo puoi aprire? Vediamo, vediamo subito. Vado sul sito. Guarda, intanto ti faccio il disegno di quello che ho discusso l'altro giorno, magari potrebbe essere utile per la candidatura. C'è stato un cliente che è venuto da me, guarda, a me tutti quegli strani mi vengono, è una cosa incredibile. Io poi di queste cose poche ne faccio, però quando le faccio c'ho le persone. Un cliente mi ha detto, è una cosa incredibile, ho le prostatiti, quindi tutti i giorni io devo andare al bagno. E volevo ricevere i miei ospiti in soggiorno, ma avere vicino il bagno. Allora gli ho fatto una soluzione incredibile, è rimasto entusiasta. Il bagno al centro del soggiorno. Ti faccio vedere che disegno meraviglioso che gli ho fatto. Ha accettato in maniera incredibile. Tra l'altro stiamo cercando di studiare tutti i colori adatti, stiamo cercando di fare tutto uno sforzo di creare un immaginario. Beh, gli interior designer, insomma, in fondo creano un immaginario. Adesso che fai partire il form, io ti faccio un piccolo disegnetto così vedi. Dopo la vasca da bagno di Le Corbusier, diciamo il cesso in soggiorno, Cioè, potrebbe essere. ma guarda, Certo, è forte, però effettivamente durante le riunioni di lavoro, voglio dire. lui ha detto: guarda, è una cosa incredibile. Lui è venuto, tra l'altro, una persona molto colta, faceva dei riferimenti interessantissimi. Mi ha detto tutta una questione legata alla cultura pop, a questa cosa di Duchamp che lui ha dato un significato nuovo. Ma soprattutto si riferiva a tutti questi ragionamenti legati al fatto, beh, insomma, esiste un bisogno. Esatto, esattamente, esattamente. L'orinale come Ma fontana. tu pensi ai papi nel periodo barocco che ci avevano nelle loro stanze, quindi devo dire che lui ha fatto dei collegamenti, quindi mi è molto piaciuto. Insomma, gli ho fatto insomma, una proposta in cui poi. Ah, intanto ecco, hai mandato questo. Vabbè, faccio uno schizzo, eh. Vabbè, va messo tutti i propri nomi, le Ah, ma cose, guarda, lo eccetera. facciamo. Io guarda, lo faccio online, se vuoi. Non so, io lo faccio direttamente qui sul mio, eh. Senti, ma con questo patto della radio, mo oggi non andiamo in onda perché è chiaro che è un po' complicato parlare di queste cose. No, Lavorare, Daniele. guarda, dedichiamoci un attimo a questa cosa qua. Io ti devo parlare un po' di questi progetti perché voglio qualche idea, però questa qui la facciamo insieme. Poi, secondo me, sai che dobbiamo fare? Dovremmo chiamare per telefono, che ne so, Piero, Antonio, che abbiamo sentito e che abbiamo coinvolto nella radio, Diciamo e chiedere se loro ci danno qualche consiglio. delle Se hanno delle se idee hanno per delle questa idee. candidatura. Ok, allora senti, ristrutturare facile, candidatura. Ma la facciamo insieme uno di turno? Ma la vogliamo fare insieme oppure ognuno per conto suo? Come vogliamo fare? Ok, allora aspetta che metto dentro proprio i dati precisi perché io volevo vedere. Cioè io però appunto poi mi trovo un po' in imbarazzo, no? Perché in fondo penso a degli ma cioè secondo me la cosa che sempre mi muove quando uno si mette a progettare è avere un'idea forte. Beh, tu già ne stai dicendo una forte, il bagno in soggiorno mi sembra un'idea forte, no? Perché poi sappiamo del problema. Ma io pensavo anche invece sarebbe interessante avere delle strutture mobili, cioè il vero problema è l'impiantistica, però in fondo anche l'impiantistica può trovare una sua mobilità, una sua modalità di essere meno bloccata di quello che è Ma sempre, tu no? dici un grande, per esempio, open space dentro cui ci stanno degli oggetti, Che si eh? muovono a seconda del tuo funzionamento, della funzione che vuoi dare in quel momento, diciamo, no? Certo. Ma senti, sai che, guarda, ho fatto uno schizzetto, te lo faccio vedere, adesso poi lo coloro, vedi, ho fatto un grande open space, no? E dentro ci ho messo degli oggetti come se si muovessero. Chissà se questa cosa funziona. Per esempio, uno si vuole fare un bagno oppure una stanza un po' intima che diventa fatta per esempio di legno o di qualche materiale curioso. Sarebbe interessante. Però sai che cosa? L'altro giorno stavo facendo questi disegni per questi clienti e mio figlio mi ha detto: papà, guardiamo il Diavolo Veste Prada. Ma
Ma sai che c'era una scena interessantissima? Te lo ricordi il film con Mary Streep che lei faceva questa ricordo bene. La direttrice di questa rivista di moda, che era incredibile perché era una rivista di moda che creava tendenza. Allora mi ha fatto, dice, ma senti, ma l'architetto che è come uno stilista? E ho detto, ma scusa, perché me lo chiedi? Dice, no, perché questa Mary Streep ha detto una cosa interessante. Allora mi ha fatto riguardare quel pezzettino in cui c'è la stagista, che è la coprotagonista del film praticamente, che è una giovane ragazza, che non sa capire la differenza che c'è tra una cinta e un'altra, di due colori leggermente diversi. Allora Mary Streep, questa direttrice di questo giornale, con un fare molto particolare, la redarguisce e le dà una lezione fondamentale, che è quasi una filosofia. Ha detto, tu non ti rendi conto, ma la scelta tra questo colore e quest'altro, la cinta fatta con questa fattezza in un'altra, poi avrà delle conseguenze pazzesche, perché se questa cinta io la scelgo al posto di quest'altra e poi va sulla rivista e milioni di persone la guardano, tutti vorranno quella cinta e quindi tutti quelli che faranno le riproduzioni di quella scelta praticamente invaderanno il mercato da qui a 3 anni e tutti potranno comprare quella cinta con quel colore che creerà una tendenza, una vera e propria moda. Quindi il lavoro che stavano facendo, questa scelta particolare, in realtà era di estrema importanza perché erano particolarmente, aveva una grande reputazione, insomma, questo giornale per il quale scrivevano. E quello mi è piaciuto molto, quindi sono rimasto imbarazzato da questa domanda di mio figlio. Mi ha detto, ma tu papà che sei? Un architetto che quando fa una cosa è talmente originale, talmente poetico, no? Ti ricordi l'altra volta abbiamo fatto questa discussione? Sì. Da creare tendenza, ma oppure sei solo, un architetto... Dimmi un po'. Ma tra l'altro, secondo me, questa questione, che certo hai ragionissimo, ormai l'architetto, diciamo, nella sua veste poi soprattutto più da esteta, è molto assimilabile appunto a uno stilista, eccetera. Ma in realtà la cosa divertente, ma credo che valga un po' per tutte le persone, che ormai la velocità è talmente spasmodica che appunto effettivamente tu precedi anticipi le tendenze, ma magari le anticipi anche troppo, che quindi sono già vecchie quando poi al momento invece diventano forti e vincenti. No. Allora, però su questo secondo me può essere anche interessante, appunto mi era venuto in mente questo vecchio progetto che avevo fatto, che stavo mostrando mentre parlavamo, cioè che è pure vero che magari in questo strano momento storico così accelerato tu potresti riciclare un'idea vecchia che diventa nuovissima, no? Allo stesso modo, cioè quella che avevi messo al mercatino dell'usato, poi a un certo momento la riprende e dici, no scusa, adesso però diventa alta moda, la porto alla sfilata super chic a Parigi. Esatto. Ma fa poi questo progetto che hai fatto, qual è? Anche tu ne hai fatti tanti di progetti interni, mi piacevano. Allora, questo era un'idea appunto di una casa estrema, ovvero era soltanto il progetto di un mobile, se non sbaglio all'incirca una ventina di metri, che conteneva tutti gli spazi tendenzialmente della casa, ma sotto forma di un grande arredo, no? Dal letto... Certo. Al banco, il bagnetto chiuso in questo caso, tavolo, cucina, poltrone, sedute, un altro bagno. Tra l'altro avevo fatto anche, se non ricordo male, delle renderizzazioni proponendo che poi appunto questa casa potesse andare in qualsiasi posto, grazie ai congressi di Libre. Chissà bellissimo. Se gli piace facile ristrutturare, oppure dentro la Domus Aura. Ah, no? Bello. Senti, ma io adesso mi sa che non posso condividere lo schermo, però ti posso dare un link per far vedere un progetto che piace pure a me, certo, che avevo fatto io un sacco di tempo fa? Guarda, mo te lo mando. Sì, mandamelo. Aspetta, mandamelo. Te lo condivido su... Ecco, aspetta, che questo qui secondo me è fichissimo da far mandamelo vedere. Mandamelo su Messenger. Sì, allora, vediamo un po', stanza di Messenger. Anche su questa chat qui in realtà io posso scrivere qualcosa, no? Anche se posso fare condividi il tuo schermo. Aspetta, vediamo un po'. Tu lo vedi il mio schermo? Certo, lo puoi fare, infatti. Oh, allora. Ah, ecco. Allora aspetta un attimo, vediamo che questa la metto qua. Ah, ecco, perfetto, bellissimo. Allora aspetta che condivido questo qui, allora. Posso condividerlo. Ah, sono contento, vedi? Lo vedi? Ernesto, esatto.
arredo cordiale. Come no, lo vedo. Che dice Ernesto? Arredo cordiale mi sembra perfetto per il progetto. Ah, non ecco, questa che... Ecco, ok, vediamo un po'. Ma che dici, Ernesto? Ti piacerà la signora con i capelli bianchi arredo cordiale? Io mi propongo, insomma. Ma che vedete qualcosa? Sì, vedo bene, Daniele. Ah, io no, però, perché non riesco, pensa, ho perso... Aspetta. Vabbè, perché lo vedi sotto, ma tu lavora sulla finestra che stai condividendo. Non ti preoccupare, noi lo vediamo. Sì, sì. Che l'ho persa la finestra, qui mi dava un problema di cose. Eccola, perfetto. Guarda qua che progetto avevo fatto una volta, incredibile, quando ero giovane e simpatico. Avevo fatto, pensa, il progetto di una casa... Dovevo ristrutturare, gonfiabile, tu lo sai che io mi sono occupato dei gonfiabili, no? Allora guarda che casa pazzesca, una casa gonfiabile in cui ci stanno degli elementi fondamentali, basilari e basta, che tu te la puoi impacchettare e te la puoi portare in giro. Sì. Certo, questo è bello forte, è una cosa radicale, una casa che ti porti appresso, che tu pigli e la apri dove ti pare, basta semplicemente avere l'infrastruttura tecnologica per poter comunicare col mondo. Insomma, un'idea di queste, sai, nomadiche... Chissà se a questi ristrutturare.it arriva un cliente che dice: ma io vorrei fare una cosa leggera, una cosa. Però chi si crede se gli piace o non gli piace, noi questo facciamo. Esatto, cioè, questa è la nostra poetica, come dicevamo, no? Esatto. Aspetta, che allora condiviso adesso mi vedete in faccia, vero? Ho levato la condivisione. Sì. Poi vabbè, e invece molti. Ma senti, sai che volevo dire? Un'idea che mi è venuta fortissima, quella che dicevi prima, no? Quella di dire all'interno di una casa, come hai detto tu, mobile, immagina che c'hai dei piani, no? Una città fatta con dei palazzi che hanno tutti i piani, no? Sovrapposti uno all'altro, poi tu entri dentro e ognuno che sale su questi piani che sono praticamente liberi li colonizza e ci fa casa propria. Pensa lì che figata l'idea della ristrutturazione, che arrivo, colonizzo, ci faccio il mio appartamento per un po' di tempo, poi domani lo smonto. E quest'idea, pensa che ce l'aveva avuto, se non mi sbaglio, tu che sei una persona colta, dimmi se ti ricordi, potremmo rilanciare. Di Jona Friedman, la Ville Spaziale l'aveva chiamata, questo personaggio radicale, te lo ricordi? Che aveva pensato proprio di fare questa cosa. E ce n'era un altro che io non mi ricordo, credo che sia Constant. Constant è interessante, perché pure lui diceva, ma sta cosa delle abitazioni, dell'abitare, no? È una cosa curiosa, anziché stare chiusi dentro... La città per i nomadi, no? Perché poi la comunità di Alma, quindi era proprio una città artificiale. In modo, sì, che si è smontata. Esatto. Sì, sai come? Sì. Ma c'hai presente Among Us, il gioco quello dei bambini? Ce l'hai presente? Ma questo è bellissimo da proporre a ristrutturare.it. Ma tu immagina che arriva un cliente, tipo un ragazzo di una startup che ha 20 anni, che vuole immaginare tutto un mondo suo e dice: io voglio ristrutturare la mia casa virtuale, quella su Second Life. Tu immagina che roba, ma l'architetto sarebbe bravissimo a fare una cosa del genere. Piglia Among Us e riprogetti la casa di questi personaggi. Ma guarda che Among Us è pazzesco. Ma tu ce l'hai un'immagine di Among Us? Beh, è un gioco veramente. Perché tra l'altro... Sì, c'è mio figlio che ci gioca sempre, tutte le sere, effettivamente. Beh, c'ha una, da questo punto di vista, è una narrazione fondamentale, diciamo, dal punto di vista della potenza del... Però, diciamo che è una tipica pianta, no? Come la possiamo... Sì, infatti non è che sia proprio particolarmente, come dire, originale come pianta, però se uno la dovesse ristrutturare, No, però è pure bella perché è un po' una pianta cavernicola, nel fatto che è futuribile, perché poi sembra una pianta di un'astronave, no? Perché parla di reattore, che caffetteria, vabbè. Armi, weapons, admin, elettrica. Ma a me, come per esempio, mi piace moltissimo a me questa stanza qua, non so se la vedete, electrical, cioè tutta una stanza con tutti i dispositivi elettrici, no? Sarebbe bello proporlo sempre a questo facile ristrutturare. Cioè una specie di stanza monumento dell'elettrico, con tutti i cavi. Ma perché capitano questi clienti? Questi clienti qui, tu sei... non so, infatti, guarda che ci stanno quelli
che ti dicono: io voglio una stanza in cui ci metto, non so, tutti i cavi per riaggiustare le prese Tutti i di mia cavi moglie, elettrici. i cavi elettrici. Esatto. Te lo No, tra ricordi questo l'altro, problema? scusa, abbiamo un problema ormai di, come dire, di garbage della tecnologia. Tutti i vecchi Esatto. computer, le console dei giochi, la televisione. C'è una stanza che in qualche modo, dove tu puoi mettere tutta questa roba, accumuli tutti questi Certo. materiali, e però diventa anche un monumento all'era che stai vivendo, no? L'era della tecnologia, e quindi dove in qualche modo riesci a... Questo secondo me potrebbe essere una cosa molto, molto interessante, molto particolare, perché poi la cosa che mi piace è che caratterizza, cioè tu porti un ospite a casa e gli dici: guarda che io ho anche la stanza della musealizzazione deposito dei dispositivi elettrici. E quello secondo me se la vuole fare subito. Vuole farla pure lui. Dice: ah, torna a casa con la moglie e dice: ma che cavolo, noi non l'abbiamo fatta, quell'architetto che hai chiamato un incompetente. Esatto, No. non ha saputo interpretare lo spirito dei tempi, perché l'architetto, ma l'architetto, no, ma tu vedi tutti questi corsi che ci stanno online di interior design, ma è incredibile, Domestika, Udemy, online, e tutti sono capaci a insegnare a fare la progettazione degli interni, queste scuole che nascono, e la cosa più semplice da fare, insegniamo a fare, ma qui mica è tutto così facile, mica si tratta solo di scegliere, non so, il colore della cosa, il materiale. Qui si tratta di interpretare le visioni del mondo. E i clienti ti cercano perché tu sei brava a interpretare il mondo che li circonda e che li rappresenta. Cioè, secondo me questo è un punto, eh. Ma guarda, stavo veramente pensando, sai che cosa? Io lo sai che Ma no, scusami. per carità, cioè, questa cosa che hai detto prima dei collegamenti, te lo ricordi Brasil di Terry Gilliam, il Ti film, volevo quello incredibile? ma pensa pure io sì, certo, me lo ricordo bene, ma io stavo pensando, per esempio, ma mi pare che l'ho tra l'altro trovata in rete. Adesso aspetta che condivido di nuovo. C'è quella casa famosissima di Norman Foster, Sì. no? Che è la casa dello scrittore di Arancia Ah, Meccanica. certo, bellissima, è bellissima Allora, quella. tu devi sapere, bellissima, cioè dopo tra l'altro, ma secondo me uno, no, perché poi se no come lo cerchi il cliente? Bisogna targetizzare, cioè poi la comunicazione lo dice sempre, bisogna targetizzare, fare delle proposte che siano molto chiare, molto definite. Allora io dico, facciamo la casa come io dicevo, voglio cercare, perché poi vado sempre, voglio cercare il cliente che vuole la casa come Arancia Meccanica. La vuole esattamente identica, no? E noi gliela facciamo esattamente così. E se non sbaglio, la cosa esiste. Ora Ma cerco. senti, scusa, è come quello che ti ho fatto vedere all'inizio, no? Che voleva tutto il muro finestrato perché voleva tenere sotto controllo le signore Certo, anziane del condominio di là. bravo. Cioè. Che tra l'altro, sempre per rimanere in ambito cinematografico, mi ricorda Brian De Palma, no? O Esatto. Video a luci rosse, che quello guardava Esatto, sempre. ma insomma, il grande poi. Seme, la finestra pure sul cortile, se tu ci pensi, c'è cioè questo tentativo di guardare in Certo, alto. beh, lì Lì è un po' tutti i diverso, film però. di De Palma sono qui, Ma certo, quelle stanze, assolutamente. comunque il cinema, senti, adesso per dirne una, forse bisognerebbe anche andare a cercare nel mondo del cinema e capire, no? Quel film, certo film è caratterizzato, per esempio, da certe stanze, cioè le stanze che comunicano con il loro arredo, il modo di essere, comunicano uno stato d'animo, comunicano una ossessione. Per esempio, mi vengono in mente le stanze dei film di Stanley Kubrick. Ti immagini, ma anche 2001 Odissea nello spazio, ma lui è geniale, per cui sa restituire perfettamente, al di là della ricostruzione storica, lui proprio costruisce con queste prospettive centrali queste stanze che hanno un fortissimo carattere, una forte caratterizzazione e connotazione psicologica. Per cui si ribadisce ancora l'idea che appunto quello che interpreta, che sa dare luce, forme e colori a un'intenzione, a un'interpretazione, è uno forte. Secondo me a facile.it gli piacerebbe una cosa del genere. No, scusa, no, facile.it, perdona, ristrutturare è facile.
che tu gli proponi una proposta forte, no? Che gli dici: no, ma io sono un architetto che progetta tutte cose che sono, per esempio, legate alla psicologia del cliente, no? Che lui viene e dice: ma io, sai, sono uno che mi piacciono, è ossessionato, per esempio, sui francobolli. Allora gli fai una casa ristrutturata. Ma guarda, è bellissimo, gli scegli tutti i colori delle mattonelle, le forme delle cose per valorizzare tutta questa cosa. La passione per la collezione. È geniale. Io intanto sto disegnando un po' le cosettine che ci stiamo dicendo. La riusciamo a vedere, per esempio, che ne so, una foto, per esempio, di Brasile. Una foto di Brasile, secondo me ci stanno online, eh? Certo, però non c'ho ricordo della casa. Invece no. Ah, ma se no potremmo prendere Markovic. Un altro forte, secondo me, che uno dovrebbe fare la casa, no? Questa poi è una casa mitica, no? Che è stata usata, diciamo, per il film, ma Vediamo un po'. Ah, sì. è Bigle Boschi, che Certo. Grande Boschi, esatto. è la Schiz Golstein House, una casa di ricconi di Los Angeles, tipica, con poi la super vista sulla natura e tutti sti divani. Però io voglio dire, oggi come oggi, senza metterci il Big Lebowski, in realtà è meno bella, la casa è meno bella. Ormai è talmente forte il dato metaprogettuale, ovvero la presenza del grande Lebowski, che Sì. in qualche modo se non c'è, perde una cosa, no? Assolutamente. Ma tu immagina che costruisci, ma immagina questa cosa, costruisci la ristrutturazione dell'ambiente che il cliente ti chiede in funzione della sua persona e di come si veste e di come si alza la mattina. Tu immagina che c'è una famiglia, no? Ma pensa che bella ristrutturazione quella in cui c'è un cliente che ha una connotazione così specifica, no? Esatto, che uno impara a conoscere se Solo perché è passato di moda, però stesso. Esatto, cioè, dice: esatto. guarda, io voglio la casa come Trump, compreso il leoncino, perché senza leoncino, beh, perdi molto, no? Dici: scusi, architetto, non è che lei mi può fare solo tutto d'oro, ne deve trovare il Ma tu leoncino. guarda, oh, senti, ti posso dire una cosa? Una volta ho lavorato per uno studio, pensa, di architettura famoso. Era Vilares, stava a Maastricht. Lui aveva un cliente che voleva una galleria d'arte. Allora, questo cliente ha chiesto di avere nella galleria d'arte un ricovero per le galline. Allora, ti sembrerà strano, ma questo è un progetto vero, per cui un architetto importante come quello che era il direttore del Berlage Institute, ti ricordi questa scuola importante? Allora, lui ha Nell'Imburgo, che era questa zona meravigliosa dell'Olanda, un po' al confine tra il Belgio e la Germania, c'aveva questo cliente importante che ha detto: io voglio una casa con una galleria d'arte e ci sia pure il ricovero delle galline e le papere. Lui c'aveva galline e papere. Ma sai che questo architetto si è prestato e ha realizzato una casa e degli interni curando alla stessa maniera la mangiatoia e l'abbeveratoio, adesso non so come si chiami tecnicamente, per le galline, le papere e l'abbeveratoio, che è, insomma, non è proprio un abbeveratoio, ma insomma il dispositivo che serviva per l'acqua, per la casa e per gli ospiti di questo cliente, alla stessa maniera. È venuto un progetto di interior design, come si dice, di interni, bellissimo. Per cui, appunto, non è che tu trovi sulle riviste questa cosa prefatta, no? Perché questo pure è curioso. Ogni tanto arrivano i clienti e ti dicono: architetto, io voglio fare la casa in questa maniera, e ti portano una rivista, no? Allora, mi porto una rivista e voglio la casa così, voglio la casa così. Allora uno si domanda: sai che cosa mi viene da domandarmi, Mattia? Ma che ho studiato a fare? Oppure, ma che mi serve studiare? Queste sono due domande interessanti. Ma infatti secondo me questo però è un altro discorso, diciamo, lo dovremmo proporre forse al Ministero della Pubblica Istruzione, cioè Sì. nel senso, dobbiamo semplificare le procedure. Studia il cliente, non l'architetto, perché è il cliente che ti dice che casa bisogna fare. L'architetto sta zitto, muto e esegue, diciamo, no? Ma il pensiero lo mette il cliente. Quindi mettiamoci d'accordo fin da subito chi fa i clienti e chi fa i Ma lavoratori, pensa a una diciamo, no? scuola in cui ci stanno Pensa i che clienti. semplificazione! Una scuola in cui insegnano i clienti. Oh, incredibile!
Ma chiami un casamorto. Adesso non voglio, ma adesso noi stiamo tra di noi, così non stiamo in diretta, non stiamo in diretta, quindi voglio dire, adesso questa è una conversazione privata tra noi, quindi non c'è dubbio. Secondo me a qualcuno il sospetto gli viene, però lasciamo perdere. Vabbè, insomma, non entriamo. Un cliente un po' particolare, che lui dice, io voglio un interior, un interno un po' così, e quello è pieno d'armi, di bombe. Dico, e quello come fai a dire di no? E quello arriva che vuole un interno, un interior fatto in una certa maniera, come la casa di Robin Hood, con tutte le frecce e gli archi appesi al muro, e questo vuole le bombe, le pistole, i coltelli. Quello è un cliente, come fai a dire no? Sai che casa che viene? Una casa meravigliosa. Chissà se alla facoltà di architettura c'è ancora qualcuno che... perché voglio dire, ci sarà una facoltà di interior design a un certo punto, da qualche parte. Noi sappiamo che esistono, no? Tante realtà in cui si insegna questo interior, no? Interior. Le università, le scuole servono per formare clienti, non gli architetti. Si formano fuori. Perché se no poi si mettono, vogliono fare progetto loro. Ma non sia mai. No. Mica si lavora così. No. Noi dobbiamo rimanere poeti. Dobbiamo rimanere poeti, dai. Bello. Questo per esempio era sempre nella stessa scia, diciamo, però era un unico gettone che io ho chiamato una specie di burattinaio, no? Perché praticamente tutte le cose in realtà si poteva chiudere totalmente, a seconda della giornata, no? Questo è risveglio e colazione. E allora lei si lava i denti, lui prepara la colazione, il bambino è già seduto e già hanno la televisione accesa. Certo. Alla pranzo, sempre ai fornelli, lei si è vestita, eccetera. La sera, una doccia, no? Il bambino si è già addormentato sul lettone. E però poi quando esci metti tutto a posto, perché mica è possibile, no? Tenere la casa in disordine. Certo. Mo ti faccio vedere una casa pure io, siccome mi hai fatto venire un po' il gusto. Un altro progetto strano che ho fatto, lo facciamo. Ti vorrei proporre però, dovremmo fare una puntata in cui parliamo di questi interior proprio. Interior è una parola che... Come è figa questa parola, interior, inglese, cioè veramente forte. Aspetta, ti faccio vedere un po'. Perché qui parlo tutto interior, ristrutturare, cioè voglio dire, interior è veramente... Aspetta che condivido lo schermo, ti faccio vedere una casa bellissima. Guarda qua che pure io una volta ci ho avuto un'idea strana. Vediamo un po' se riesco a farti... ecco, questa qui, guarda. Finestra... Ti faccio vedere solo un'immagine, La vedi questa casa qui? Questa pensa che era una casa per riposarsi, sì, che stava alla Biennale di Venezia. Allora, Illy, che è questa società di caffè, chiese a un certo punto, dice, ma noi vorremmo fare delle aree di sosta, delle lounge. Allora immaginammo delle stanze fatte con dei cuscini morbidi a forma quadrata, perché Illy è un quadrato, no? E allora noi avevamo pensato, vedi, le persone che si potevano sedere, era una specie di soggiorno. E io avevo l'idea che ognuno di questi quadrotti, da cui poi era stato sottratto un pezzo e era diventato un cuscinotto qua, di che ciascuno di quelli potesse essere una casa minima, no? Ti ricordi, noi abbiamo parlato tante volte delle case minime, uno spazio minimo di esistenza che è l'essenziale per... mi è capitato anche di farne... Aspetta che te ne faccio vedere un'altra bellissima, tu questa ti piacerà perché stava in un posto bellissimo a Parigi. Vediamo un po' un attimo se riesco a trovarlo, visto che ci stiamo, insomma, stiamo qui. Questo, eccolo, guarda, provo a farti vedere questa cosa qui che è pure curiosa, un po' simile a quella tua, ma insomma, aspetta, qui un po' di case, sai quante case, un po' tutti i progetti che abbiamo fatto, Mattia, se tu ci pensi, sono tutti spazi dell'abitare in cui... Guarda che cosa curiosa questa era dietro la vetrina dei grandi magazzini Printemps a Parigi, una notte bianca, una nuit blanche del, vediamo se c'è scritto, il 2004, pensa, è incredibile, l'avevo pubblicato pure su Arkit, vedi che non me lo ricordavo più, non l'ho fatto io personalmente, l'ho condiviso con questo studio dove sono stato a collaborare, Jacob e McFarlane, bravissimo. Certo.
E ho fatto una casa dietro una vetrina, mi sono inventato. Vedi, Arkit non funziona più. Guarda che cosa curiosa, Arkit, vedi, è lento lento. Ecco, vedi che cosa Sì. Qual curiosa. è il motivo? Chi Però lo sa. arriva. Vedi che bello questo, che c'era praticamente una casa fatta con il polistirolo tutto tagliato, con le luci di wood, E dietro ci viveva praticamente in questo spazio per una notte una ragazza, la ragazza più carina dello studio, devo dire, che era molto. E lei ha passato una notte leggendo, parlando col fidanzato, guardando i libri, ascoltando la musica. Boh, non so, vabbè. Era un'altra idea. Chissà se a ristrutturare.it gli piace. Senti, ma dovremmo fare una puntata comunque in cui parliamo di queste cose, così ci ascoltano un po' i nostri amici. Chissà se c'è qualcuno che gli interessano questi temi. Tu che dici? Prima, tra l'altro, c'è scritto sul vecchio blog della rappresentazione, sul vecchio la puntata della rappresentazione. Non so se Marco ci sta ascoltando, perché tra l'altro a proposito sempre. Siamo in diretta, mica staremo in diretta adesso, no? No, dobbiamo ancora No, spingere per la però diretta. mi piacerebbe sapere cosa ne pensa, diciamo, di questo disegno. Aspetta, che molti Ma mando. sentiamo un po', sentiamo un po', sai, chiama qualcuno al telefono, vedi se si collegano un attimo con noi, se ci hanno Eh voglia, che sì, questo magari ne parliamo. appunto sempre nell'ottica appunto questi a me mi piace definirli i soft render, Ah, no? belli. Dei render che non sono Sì, e questo era, per me era l'informal living, come dicevi te, il vedi? grande spazio dove ci hai buttato tutto in fondo, però ti dà già una dimensione, no? In qualche modo. Certo. Ma tu su questo hai lavorato tanto. Io mi ricordo che sono rimasto molto colpito da un Europan che hai fatto tanto tempo fa a proposito di questa faccenda della di Acilia. Forse era il progetto di Acilia. Mi sbaglio? Un Europan in cui tu hai fatto come Un vincitore, tra l'altro, sì. bellissima rappresentazione. Io quando ho fatto all'università de delle lezioni, mi ricordo che quello diceva, ecco, il codice linguistico di rappresentazione che dovete usare è questo. Lo dovremmo andare a facile ristrutturare, perché Sì. secondo me loro mi interessa. Comunque, senti, mi piacerebbe veramente che questa conversazione fosse andata in diretta. Mi dispiace tanto che non ci hanno ascoltato, perché poi abbiamo detto cose così serie, così importanti, così che, insomma, voglio dire, certo sarebbe stato peccato, la prossima volta dobbiamo fare. Ma senti, mo adesso che vogliamo fare? Vogliamo andare in diretta? Di che vogliamo parlare noi? In effetti è una buona domanda questa. Aspetta un attimo, Perché però se... no, ci siamo un po' distratti in realtà, che dovremmo un attimo lavorare su questa cosa, su questa. Ci vogliamo mettere un po' a lavorare su questa, ma c'è qualcuno che possiamo sentire che viene con noi, che ne so, Sì. magari Aspetta. che ci dà un aiuto sul living. A me interessava il living, la zona living, cioè la zona living proprio, guarda, era la zona che io volevo fare, un po' di interior design e un po' concentrarmi sul living. Sì, che poi appunto, ecco, per esempio, living, no, vivere, beh, questa cosa è molto bella. Tu vivi, ma quando è che non vivi? Io mi chiedo, quando è che non c'è lo spazio non living? Perché se è interessante, tu dici, Living. faccio una casa in cui esatto, c'è un living bellissimo, ma il no living, Qual dove è? lo mettiamo? Ma poi che colori Dov'è? scegli? Ma che colori scegli per il non living? Ma se tu devi dire a questi di facile punto di ancora, io mi sbaglio, ristrutturare.it, come sceglieresti il colore del no living? Io voglio vedere. Mica, secondo me quella è una bella proposta su quello, secondo me noi dovremmo farla, come scegliere il colore del no living, Esatto. oppure i tessuti da È mettere. nero? Per esempio, spesso no, il living è distinto dalla camera. Adesso non voglio salire in cattedra perché non possiamo, no? Dobbiamo lavorare per fare ristrutturare. Quindi vedi, uno poi è portato a sbagliare subito, l'approccio Non sbagliato. so se Ma bisogna stare attenti, però io adesso tu vedi, già hai fatto dei passi falsi. Io non so se c'ho voglia di fare la candidatura insieme a te, perché vedi,
ti fai prendere che fai l'accademico qui. Oh, qui bisogna seguire il mercato. Il mercato dice una cosa di tempo. Qui Scusami, questo. ci stanno i produttori. I produttori, c'è una rivista che crea la tendenza. Se living è quando tu sei sveglio, cioè facevo questa cosa molto banale, però forse può aiutare sempre nel catturare il cliente, no? Ah. Diciamo, living è diciamo, la parte più ampia della giornata in cui tu sei sveglio, non living, diciamo, è quando dormi. Anche se pure lì poi magari ci sono persone che nella spazio, diciamo, durante la notte hanno una forma di living fortissima, quindi questo è. Però allora dico, allora facciamo tutte le camere nere, non living, Ah, bello, black. bello, forte, è forte. Ma Abbastanza senti, forte. ma sai che mi viene in mente? Adesso dicevo questa cosa delle riviste, no? Che poi uno viene lì, il cliente, le cose, vede una cosa nera, e tu immagina che uno pubblica una proposta nostra, che facciamo un bellissimo progetto nero, e cioè, a un certo punto tutti cominciano a voler, perché viene pubblicata su una rivista, immagina che tutti quanti vogliono poi fare tutte. Ma tu immagina il produttore di tutti i neri. I tipi di nero che ci sta, meraviglia. Sai chi mi viene in mente? Quel matto di Burri. Burri a Città di Castello ha fatto delle opere in cui praticamente faceva l'elogio del nero. E lui ha fatto, diciamo, ha esposto, esibito e poi creato, ha fatto un'opera a un certo punto perché lo tacciavano, lo criticavano di essere uno che lavorava con questi forti contrasti, eccetera. Ha fatto un'opera geniale, geniale. Io l'ho pubblicata sul mio Instagram, è bellissima. Vediamo un po' se riesco a fartela vedere. Perché, oh, gli artisti, voglio dire, di interior, Allora dimmi. ho un'idea, Daniele, e svoltiamo, se non ci prendono sicuro nel team. Lo Sì. sai che Anish Sì, lo Kapoor, conosco. no? Ha brevettato un Ah, ecco. nero puro. Quindi noi diciamo che ci presentiamo con il nero di Anish Kapoor per il no living. Secondo me piace. Senti, ma allora facciamone due, scusa. Il nero di Anish Kapoor lo fai tu. Io faccio la Vabbè, candidatura. Vabbè, però più opportunità ci abbiamo così. va bene, scusa. Io quella. Facciamo quella di. Io volevo fare quella di Burri, che mi piaceva. Città di Castello, ci stanno certi neri, guarda, è incredibile. Ma quello è Comunque, aspetta. nuovo, con tutto rispetto. Aspetta, vediamo se riesco a condividere lo schermo che è bellissimo. Ah no, perché qui adesso mi dice continua con Daniele Mancini. Vabbè, ve andate a vedere, ragazzi, comunque. Ma Non, aspetta, vediamo un po' se riesco a trovarla. È un'opera importante, quella che ispira moltissimo, ispira moltissimo i neri. Però tanto vabbè, non lo allora trovo. ti faccio Non intanto questo lo trovo, vai tu. inventato un nuovo super Ah. nero, potranno usarlo tutti tranne Anish Kapoor. Fantastico, è bello, Questo bello. è eccezionale. No, però noi potremmo prendere il nero di Anish Kapoor e dirle che ce l'abbiamo solo noi. Oh, poi c'è qualche modo ci arrangiamo, no? Sì, va bene, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma senti, allora volevo dirti una cosa, perché questo è un altro problema che mi sono posto come architetto. Allora, ma noi facciamo sta candidatura, le cose, ma perché questa cosa che mi diceva mio figlio di Prada, io mi è rimasta proprio qui così, no? Perché poi sia mai che, voglio dire, ma sia mai che imbrocchiamo qualche Abbastanza importante. imbrocchiamo qualche progetto fatto bene, poi tutti lo copiano, lo vogliono pubblicare sulle riviste. Allora mi domandavo, ma chi comanda poi? La rivista, il produttore dei prodotti? Risposta ce l'ho, Meryl Streep. Ecco, bisogna chiamare Meryl Streep allora. Questo bisogna fare. Allora noi ci associamo a Anish Kapoor, Burri anche se morto e Meryl Streep. E Facciamo secondo la me nostra proposta. Ma è un bel se team, Meryl insomma. Streep c'aveva i capelli bianchi come questa qua. Hai capito che coincidenza? C'aveva i capelli bianchi Meryl Streep in quel film. Come questa di Ristrutturare è facile. Ce l'hai presente? Ma va, è Uguale. vero, uguale, Ma guarda, è incredibile, guarda, scusa, il diavolo veste Prada.
Il diavolo veste Prada. Eccola, guarda che immagine incredibile. Cioè, proprio lei. Scusa, eh. Guarda che... Male. Guarda, te condivido lo schermo. Te condivido lo schermo, dimmi se non è... Dimmi se non è uguale. Guarda qua. Sì, la metto qui. Un secondo solo. C'avevo pure Burri, ma insomma. Guarda se non è uguale, oh. Ecco, è lei. È lei, vedi? È incredibile sta coincidenza. Allora, senti, invece di perdere tempo nel fare le piante su AutoCAD, non possiamo prendere Meryl Streep e dargli un po' di peso? Cioè, abbiamo passato una vita a mettere omini sui render. Mettiamo Meryl E Streep, vogliamo che mi mettere sembra. allora su un bellissimo divano, che ne so, di Boericini, che ne so, di Sozzas, troviamo uno di questi. Ci mettiamo Mary Strip, poi ci possiamo mettere Anish Kapoor, troviamo un'immagine e poi Burri. Guarda che così sarebbe veramente la fine del mondo. In mezzo a una stanza bianca, il divano nero e loro tre, così facciamo capire quali sono i nostri riferimenti, come dire, estetici. Sarebbe bellissimo Esatto. questa cosa. Va bene, allora senti, io direi che a questo punto, oggi mi sa che la puntata non riusciamo a farla, perché... Come fai? Sono le 18:35, non credo che ci sarà nessuno che ci guarda a quest'ora. La rimandiamo, Sento male. eh? No, volevo dirti che siccome è un po' tardi, non credo che riusciamo a fare la puntata. No, Ernesto, scusami. Ciao Ernesto. Oh, Ah, ma chi hai no. chiamato Ernesto per fare il progetto? Passato un attimo Ernesto, però non lo Ah, vedo. però c'è qui qualcosa. Cosa, eh? Si vede, si vede. Forse Si si vede che sente. passa una finestra. No, lo sai che è? Che è Total Black. Ah, se... vedi che Ernesto anche, Ernesto, che è una persona che si Non è occupa. tutta quella di Singapore, perché era Sì, proprio secondo me pure. incredibile, era super black Ma proprio. senti un po' una cosa. Super Ti black. posso chiedere una cosa? Ma per esempio, Darò Senior, dove sta? Ah, perché lui non c'ha Facebook. Ah, ecco. No, esatto, c'ho un po' Mannà. Facebook. Oh, è ritornato. È tornato. Oh, guarda, c'è un uomo scuro. Ah, secondo me c'è però Ernesto, eh. Deve solo insistere. Secondo me c'ha... Io vedo Deve mettere la molto telecamera. nero. Se no, se vuole il colore. C'è sempre il blue line, no? Un Classico. classico. Blue line. Anche io porterei il blue line con le modelle. Ah, sì, Blue Kine con le modelle, esatto, sì. Questo Almeno. è... Comunque, senti, insomma, noi che abbiamo studiato, ma, insomma, questa cosa, questa candidatura mi... Si vede, no? Si vede. Beh, però non so se bisognerà farla vedere tanto in questa candidatura. Boh, non lo so. Se conviene un po', come dire, cioè un po' così, cioè, perché secondo me, cioè, qui il problema è un altro, no? Ma te lo ricordi? Mo' adesso ti faccio una cosa un po' così. Guarda che meraviglia questo blu, guarda che meraviglia questo blu che stai facendo vedere. Sì. Bello, no? Sì, ma guarda, mi hai levato l'immagine proprio. Ti faccio vedere un'altra cosa bellissima che mi hai fatto ricordare con questo blu. Blu, vediamo se lo trovo, eh. Eccolo, guarda, ti faccio vedere una Ah, cosa bellissima. oh, ci sta Bruno. Moglie. È C'è passato Bruno? Bruno. Sì, perché quella sembra mia madre, ma secondo me è Bruno. Ah. Guarda, oh, guarda che bel blu, grigio. La vedi? Aspetta. Ah, Blu Ponti. Mi è venuto in mente perché sai che stavo pensando sempre con questa cosa delle riviste, della tendenza, perché è chiaro qui che gli architetti poi, insomma, voglio dire, qui bisogna decidere,
Bisogna decidere, bisogna un po' capire, perché io sono un po' preoccupato perché queste scuole di architettura, di design, non si capisce più. Ma questo ha inventato una rivista. Tu te lo ricordi, Gio Ponti, che discuteva con Tommaso Buzzi per inventare le riviste? Ma loro sai che facevano? Adesso non proprio come ristrutturare è facile, ma loro avevano un'idea e dice: noi vogliamo educare un po' la gente al buon gusto, alle cose interessanti, adesso semplificando, no? Però in fondo hanno fondato delle riviste per far vedere un po' i progetti interessanti per coltivare anche il gusto della borghesia milanese in quel caso. Non so, immagina per esempio tutte le opere di Caccia Adesso Dominione. Di Caccia sì, Dominione. Allora adesso, senza parlare di... voglio dire, la stessa borghesia che oggi mangia vegano, no? È quella di la sono loro. Ma infatti loro, ma tu ti rendi conto pure un'altra cosa pazzesca, no? Che mi faceva venire in mente questo ragionamento delle riviste, dei libri. Un ristorante vegano, stiamo a perdere tempo, forse dobbiamo cercare ristorante vegano facile subito, una roba del genere, perché Potremmo mettere il progetto di ristrutturazione del ristorante vegano che facciamo per... Oh, ecco, perché... con gli ingredienti presi direttamente dalla grattacielo verde di Boeri, potremmo fare, no? Cioè, Cioè, chiudiamo un chiudere. fai veramente... Proprio tutti gli studenti d'architettura li possiamo portare e li facciamo diventare, cioè, meraviglia, diventano chef meravigliosi subito. Almeno vanno in televisione, dai, poveracci, te mai visto trasmissione? C'è qualcuno? Ma insomma, ci vuole un po' di coraggio per andare in televisione e raccontare la propria ricetta. La propria ricetta, esatto. Questo è fondamentale. Ma insomma, sai che mi veniva in mente un'altra cosa interessantissima a proposito di queste cose delle ristrutturazioni? C'è un altro personaggio che ne ha fatte tantissime di ristrutturazioni. Uno che si chiamava Rem Koolhaas, o Rem Koolhaas, non lo so come chiamano. Ma quello, sai che era Sempre interessante? molto citato dagli architetti. Sempre citato, pieno di riviste. Cioè, a un certo punto c'era nel 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Le riviste degli architetti olandesi, quante ne andavano in giro, incredibile, tutti a copiare, a guardare i piani che si incrociavano, degli immaginari legati alla filosofia, dei multipiani, cioè delle cose pazzesche, ragazzi, veramente, tutti a copiare e a fare progetti uguali così, no? Allora mi viene in mente che Rem Koolhaas, un altro di quelli bravissimi, che ai clienti, sai che faceva? Lui dice, è come quando c'hai i grandi stilisti che vendono i jeans strappati. C'è presente gli stilisti che fanno i jeans? Che costano, beh, devo dire, tanti soldi. Anche perché strapparli è difficile, no? Quindi bisogna Bisogna farselo fare, non è che farselo lo può. fare da un esperto architetto che ti crea tutta una narrazione, un racconto preciso. E Rem Koolhaas proprio era perfetto per ritagliare intorno a questi clienti così freak, così interessanti, ecco, vedi, tu fai vedere, bellissimo, Villa Dallava, quella è una cosa eccezionale fatta praticamente con le lamiere. Ma pensa che lui non gli andava per niente di fare sta villa, che doveva fare sta villa cose, però poi sapeva che poteva fare questa foto. E se, allora ha detto, beh, allora la faccio. Esatto, ha fatto Perché tutto siccome per questo. Esatto. lui aveva fatto la tesi di dottorato con questi costruttivisti nuotatori che dovevano spingere la piscina fino a New York, ha detto, oh, però io come faccio a fare sta foto? E mo faccio sta villa, va bene. Infatti, infatti, infatti. Ma sai qual è la grande preoccupazione che ho? È che se facciamo la candidatura, poi qui bisognerà, la cosa pazzesca è che bisognerà presso alle fotografie. Ah, c'è Ernesto. Oh, Ernè, mi Eccomi. raccomando, oggi non stiamo in diretta, eh. Non stiamo in diretta, possiamo dire quello che ci pare, perché intanto qui, vedi, per fortuna che Mattia Perfetto. non ha Avevi scritto delle lei. idee? No, perché siamo in un momento molto creativo. Se c'hai delle idee, Guarda, io ho dai. un'idea di una cosa che ho fatto forse quando ancora frequentavo Daniele, nel 2000, che è questo qua, era un progetto credo pubblicato su un vecchio Domus, che è un ampliamento su un balcone, su una terrazza. Cioè io avevo un attico, ad esempio, appoggiavo, queste qua erano le scalette, no? Queste qua le scalette, quindi salivo e avevo questo modulo da appoggiare
che poi col tempo è diventato un fermalibri. Però era un progetto interessante perché appunto era una ristrutturazione ma anche ampliamento, quindi a seconda di, rispetto a quello che dicevate prima, no? Che il cliente cambiano le esigenze, cambiano i figli, oppure che so, ne acquisti altri sposandoti con altre o con altri, no? Ti puoi ritrovare di avere casomai la necessità di una stanza in più. E quindi questo qua era un'idea, se non sbaglio era di un colore strano, tipo un verde così, e era una cosa divertente. Non mi ricordo perché, avevo fatto proprio perché mi piaceva tanto, avevo fatto questo modellino in legno che poi mi conservo insieme a una orribile portapenne in plastica che sempre regalava Domus, non so se voi ce l'avete, è quello. È fatto da pesce, sì. Però vedi, pesce, adesso tu hai citato un altro personaggio straordinario, no? Questo Gaetano che vedi, ha fatto tanti interior e living. Ok, infatti cambiamo parole, dai. Vedi che c'è qualcuno che dice parasite, i parassiti. Ma sì, dai, secondo me allora questa occasione di ristrutturare facile non è una cosa così facile in realtà, perché secondo me ci mette in grande discussione ogni cosa banale, semplice, ogni convenzione, ogni consuetudine, anche veramente questa strana divisione, gli architetti, i geometri, gli ingegneri che fanno le ristrutturazioni, il mercato. Guardate che questo è molto disturbante. Noi oggi abbiamo chiacchierato, prima stavamo parlando con Mattia, Ernesto ci hai sentito di queste tematiche, che in realtà coinvolgono veramente un po' tutto lo spettro dell'attività che facciamo noi altri, che abbiamo poi le cose che abbiamo studiato. Io su questa cosa qua sono molto critico, ma forse veramente bisognerebbe riformare completamente le cose e non lo facciamo mai perché siamo sempre indietro. Invece dovrebbe essere che quello che tu studi ci fa guardare in avanti. Io dico sempre che la scuola è la domanda, non è la risposta, perché la risposta già dipende qualcuno se ha fatto una domanda tanto tempo fa. Quindi se tu fai una scuola basata sulla domanda, ma la domanda è l'offerta, le domande che non si sono ancora fatte, forse ti immagini un'educazione, una professione, un'attività che guarda veramente al futuro. Questo che noi stiamo facendo è veramente una cosa incredibile. Partecipare a una cosa come questa di ristrutturare è facile, è pazzesco, ci mette veramente con i piedi per terra, bocce ferme, e uno riragiona su tante faccende. Secondo me è veramente importante, non c'è niente da scherzare, anche perché insomma fino adesso non abbiamo scherzato per niente, insomma i ragionamenti che abbiamo fatto proprio seri. Ma guarda, secondo te può andare su YouTube come tutorial? Ma tante cose abbiamo detto. Mi piacerebbe la candidatura per facile ristrutturare facile, no? E noi come Aranzulla in qualche modo, no? Poi dovrebbe essere, no? Poi anziché essere io, diciamo due, tre, vedi? Pure Ernesto mi ha detto la sua. Cioè, secondo me, se uno volesse proprio fare... Cioè, si mette qui, ragiona un po'. Comunque dovremmo farle queste puntate, online, che ci ascoltano le persone. Vengono via. Meglio quando uno si mette a lavorare, sì. Si mette un po', vediamo. Un'altra, sai che dobbiamo fare un concorso? Dobbiamo fare un concorso una volta, un'oretta, un gruppetto di persone, ci viene un'idea e dobbiamo fare il tutorial pure su quello. Magari un concorso di quelli che... Come fare un concorso. Tu dici anche perché se no la signora con i capelli bianchi per esempio non lo so se l'ha mai fatto il concorso, però appena capisce che c'è possibilità secondo me non si tira indietro. Beh, allora scusa, potresti proporre un facile concorsi.it, sarebbe fantastico. Esatto, mi sembra veramente. Perché secondo me se ti fai i capelli bianchi, io già ce l'ho, non so voi come, Daniele sta messo male, però domani me li fai. Secondo me con i capelli bianchi il concorso ti viene meglio, guarda, è abbastanza, adesso non voglio fare quello che dice delle cose strampalate, però è abbastanza risaputo, insomma ci sono dei dati, adesso non ce l'ho sotto mano, però insomma se c'hai i capelli bianchi c'hai il concorso, viene più affascinante. Ma tu però un po' di tempo che secondo me sono i baffi che ti sei tagliato, secondo te fai crescere i baffi di è nuovo meglio ancora e lo sai che... quello vedi un po', lo so.
Poi pensa, cioè, parla con tua moglie se gli piacciono i baffi. Paola Marella, ah, ecco, mo mi dispiace dire la signora. Paola Marella. Paola. Vabbè, Mary Streep, Paola Marella, insomma, sono più o meno amiche, insomma, è così, mi sembra divertente. Vabbè, senti, Ernè, tu che ne pensi di queste cose che abbiamo detto? Io, boh, ci farei una puntata. Allora, no, allora, non posso che essere d'accordo che effettivamente la ristrutturazione è sempre vista come un lavoro di serie B, no? Noi qua abbiamo la signora con i capelli bianchi, ma per esempio c'è pure quella trasmissione di quei due gemelli americani che uno vende, l'altro rompe tutto, ristruttura, anche loro bellissimi, altissimi, super magri, con capelli, quindi, non capelli bianchi da lato, quindi sono, no. Ma secondo me, io invece, devo dire che anche nelle nostre facoltà, negli anni 90, si pensava sempre alla nuova edificazione. Quindi secondo me un po' questa cosa esiste, sicuramente è esistita in passato. Adesso io non sono aggiornato perché purtroppo sono ormai più di 20 anni che mi sono staccato completamente dal mondo universitario, dal mondo accademico, quindi non ho idea di cosa facciano, purtroppo, lo dico, è una mia pecca. Però poi invece al tempo stesso devo dire che la professione specialmente italiana, al 90%, forse anche 95%, 99%, è tutto sulla ristrutturazione. Ma secondo me non c'è niente di male, come ho scritto sul testo. Effettivamente noi viviamo un po' in un'era come l'alto medioevo, cioè noi abbiamo come dietro un impero romano dove hanno costruito di tutto, di più, tantissimo, proprio tanto. E a differenza di quello che pensano tanti, io penso che si è costruito anche abbastanza bene, cioè secondo me fino agli anni 60, 65, metto anche un po' le parti degli anni 70, ci sono tantissimi edifici di ottima qualità, almeno nell'ambito romano. Quindi voglio dire, noi oggi siamo obbligati, ma non ci vuole niente di male, in una città storica che da VRG ormai si è ingrandita ben oltre le mura aureliane, ma ben oltre, perché ormai, per esempio, abito a Monteverde, tutta Monteverde, non Monteverde vecchio dove abito io, ma anche Monteverde nuovo, è quasi tutta città storica, quindi dove non si può fare nuova costruzione, e per nuova costruzione c'è anche, adesso non vado un po' sul tecnico, ma c'è anche l'ampliamento. Quindi per esempio io non posso, cioè tutto ciò che è nuova edificazione non lo posso fare. Posso fare garage, posso fare qualsiasi altra cosa, ma non posso fare nuova costruzione, posso costruire sottoterra. E quindi voglio dire, io onestamente è vera questa cosa che la ristrutturazione è sempre stata vista come un lavoro di serie B, perché bisogna costruire, bisogna fare, bisogna... Però obiettivamente non ci trovo niente di male, così come dalla Basilica Romana si è arrivato con le ristrutturazioni addirittura anche a nuove tipologie, no? Nuove tipologie che partendo da tipologie esistenti si è arrivati a tipologie nuove che tradivano completamente la tipologia iniziale. Faccio esempio la Basilica, ce ne sono mille di esempi. Oggi ci ritroviamo a lavorare dentro un ex cinema, adesso faccio un esempio, un ex autorimessa, o un ex mercato, o una casa semplicemente di 180 o due da 80, ma di qua che si rifà. Insomma, non, io mi diverto lo stesso, devo dire, come io... Faccio la professione, mi piace e faccio non solo quello, ma faccio anche quello. Però non c'è dubbio che fino a poco tempo fa era, o meglio, forse ancora, è vista come un lavoro di serie B. Per non parlare poi di quelli che si atteggiano appunto a interior, interior designer, no? Che sa... Allora, Ernesto, mi muovi su un territorio appunto di approfondimento che a mio avviso non fa una piega, cioè nel senso il lavoro secondo me è il lavoro, ovviamente questo ne parlavamo anche la scorsa puntata con Antonio, no? Il lavoro è il lavoro, è come dire che Sozzas quando fa la lampada è meno bravo di quando fa l'edificio, mi sembrerebbe un'idiozia, no?
Il problema, ribadiamolo, è la poesia che uno riesce, lo spazio, anzi io lo chiamerei lo spazio poetico che uno riesce a ritagliarsi dentro al lavoro che gli capita, perché poi è tutto lì. Allora o sei un grande nome o ti danno carta bianca o eccetera eccetera. Le ingerenze, purtroppo, sia che fai l'edificio, sia che fai il ministero, sia che fai la camera da letto del bambino, il problema è sempre uguale. Io so, per esempio, che fare gli interni della casa di De Rossi, l'architetto che l'ha fatto, è stato un massacro, perché appunto c'era la signora De Rossi che col mitra, con l'architetto, così. Quindi è chiaro che la condizione era una condizione spiacevole, magari poi ben pagata, ben remunerata, mi auguro. Però appunto, cioè, il tema è, secondo me, questo ribadisce la mia convinzione che il problema è solo dove c'è una possibilità di esprimersi, allora l'architettura ritrova un suo senso. L'architettura, anzi, il progetto, perché l'architettura è troppo identificabile con l'edile, diciamo, no? Invece il progetto vale per tantissime cose. Però senti, Mattia, io non so se questa cosa qui la possiamo dire nella nostra candidatura, sono un po' incerto, perché guarda che qui non è che si esce fuori dal personaggio, qui stiamo fino alla fine. Voglio dire. Scusa, però Ernesto ci ha portato. Ma Ernesto ha detto una cosa bellissima. Ernesto, secondo me lo dobbiamo coinvolgere, perché insomma, voglio dire, qui il turbamento è che c'è qualcuno che non è né architetto né ingegnere né costruttore, ma è uno che fa televisione, che mette insieme gli architetti e le professioni tecniche, ma anche poetiche, diciamo così, e dice: ci penso io, vi piglio a tutti quanti e vi do l'opportunità di lavorare. Ma guarda che questo è curioso, e per questo ci ho piacere a presentare questa candidatura, perché voglio dire, ci vuole coraggio, ci vuole grande coraggio per queste persone a fare un'operazione del genere, e ci fa venire tanti dubbi e tante incertezze. Il dubbio, come dice Obama, il dubbio è una cosa importante, il dubbio è una cosa fondamentale, per cui tu stai sempre a domandarti. Ernesto ha dato una risposta che, voglio dire, è chiara, lui è molto preciso, ha detto: per me fare e rifare, esattamente come succedeva nell'antichità, uno spazio pubblico o privato di qualsiasi tipo, è nobilitante, perché di fatto è qualcosa che reinterpreta lo spazio in una maniera, come dire, attuale rispetto ai bisogni, alle esigenze, ma anche, diciamo, alle visioni che c'ha l'architetto o il cliente. E questo è interessante. Come la insegni questa sensibilità? Questa sensibilità viene insegnata. Allora, noi scherziamo sulla parola interior or living, perché di fatto, se tu vai, Ernesto, ho condiviso con Mattia oggi ieri sera, non me lo ricordo, un corso online di 20 ore di interior design, no? Di interior design, 20 euro impari a fare in 20 ore l'interior design. Ma è bellissimo, è affascinantissimo. Perfetto. Voglio dire, ma che fai a fare 5 anni di università? Non lo sto dicendo, cioè lo sto dicendo seriamente, se la richiesta è di un certo tipo, allora lo sforzo che uno deve fare, se per caso intraprende invece un impegno educativo un po' più elevato, che non è detto debba essere università, è quello di farsi delle domande un po' più, come dire, non elevate, non sto dicendo elevate, ma delle domande che guardano verso un futuro che è un pochettino diverso, magari dei processi produttivi che non hanno più a che vedere con la città fatta come adesso, dei processi produttivi che prefigurano un modo di vivere che è completamente diverso o che ci prepara delle occasioni vitali alla quale guardare nel futuro all'indietro per trovare una genealogia, cosa che facciamo costantemente noi, ci andiamo a vedere i grandi maestri del passato per capire come avevano immaginato il futuro facendo delle opere al loro contemporaneo. Cioè, questa è una cosa che ristrutturare è facile, e non so se bisogna dirla o non bisogna dirla, perché effettivamente pure lui metterebbe in crisi questa cosa qua, perché poi se poi a ristrutturare è facile ci vanno dei clienti importanti che si aspettano, per esempio, delle opere d'architettura che non sono proprio esattamente come il mercato che loro... allora lì poi loro come reagiscono? Come si organizzano per fare questa cosa? Forse allora lì quell'elemento di crisi sarebbe interessante da
metterglielo come domanda a loro. Questa sarebbe una bella candidatura, ma come ti metti che poi viene uno che invece ha un'ossessione importante e cerca un architetto con il quale stabilire un dialogo e una conoscenza di se stesso anche, e dice io voglio una casa che fra 30 anni fa capire che forza c'avevo, la casa di Enrico Mattei. Io mi immagino, Enrico Mattei, immagina che roba, o di Adriano Olivetti. Ma noi vogliamo essere tutti Adriano Olivetti, tutti Enrico Mattei, quando ristrutturiamo casa deve rappresentare noi stessi fino nel midollo, perché non ci stiamo bene negli spazi che non ci rappresentano. E allora lì che architetto cerchi? Che architetto è che può rispondere a una cosa del genere? Qualcuno che è allenato a guardare, interpretare, osservare, trasformare, trasfigurare in maniera poetica, come dicevamo. Questa candidatura, secondo me, è difficile da fare. Vedi, adesso che mi ci fai pensare, Mattia... Ma infatti hai detto bene, perché poi, ecco, oggi come oggi, l'aspetto che secondo me davvero sempre di più sta mancando, ma se io vi dico, oh, io fossi cliente, mi farei fare la casa da quell'architetto perché c'ha queste idee sensazionali. Oggi come oggi, nel panorama che c'è, ma a me mi sembrano che tutti, al massimo te la fa un po' più bianca, un po' più chiara, cioè... c'è un dato preoccupante, non sta sparendo la figura dell'architetto che tu ti innamori di quell'architettura, di quel pensiero che c'è dietro a quell'architettura, metti in gioco il tuo, diciamo, patrimonio, eccetera, eccetera, per dire, oh, però, cavoli, questo bello, bravo, voglio... Ma vale questo sia per un appartamento che per una... trasformazione urbana, per un grande edificio urbano, mi sembra che c'è proprio un appiattimento. Cioè adesso invece noi tendenzialmente diciamo basta che me lo fai conforme, no, alle cose che vedo in giro. Questo è un dato che secondo me è abbastanza evidente. Poi forse la risposta... Cioè, voglio dire, questo poi chiedo pure Ernesto, per esempio, che magari sul campo sente delle cose più pratiche e anche magari una mancanza di fiducia nell'innovazione vera, cioè questo desiderio... Ce la siamo un po' cercata, perché effettivamente ci sono stati dei casi di sprechi notevoli, di esagerazione dell'ego, della rappresentazione dell'ego, d'accordo, ci sono stati, però non si può pensare di uccidere una disciplina perché si è sbagliati, no? Mi sembra un modo, oddio, poi è vero che le discipline stiamo sempre a ucciderle per farle rinascere, quindi forse è così. Però insomma voglio dire, no, ma la domanda è un po' questa, perché mo arriva un cliente a ristrutturare facile, arriva dalla signora con i capelli bianchi e dice allora io vorrei ristrutturare casa, ho l'attico in una certa casa a Milano oppure a Bologna oppure a Roma oppure uno spazio a piano terra di via Artale e voglio ristrutturarlo. Allora, che succede? Io sono curioso di sapere come avviene quel sistema lì. Che cosa si fa? Si chiama l'architetto che è più vicino e gli si dà una commissione? Oppure Sì, allora, io ho visto che sicuramente c'è la localizzazione come fattore, perché ovviamente è sul territorio nazionale, quindi tendenza non, diciamo, di quartiere, però di città tendenzialmente c'è. Quindi sì, quello in effetti. Allora, scusa, ma anziché fare la candidatura, Ernesto, ma perché non facciamo pure noi ristrutturare facile Roma? Lo chiamiamo così, oppure Wild ristrutturazioni Wild. Ma guarda, scusa, abbiamo fatto un grande Wild che ci manca lì. Scusa, facciamo ristrutturare Wild, vengono solo i clienti che vogliono le ristrutturazioni Wild. Quello è un po' come dire. Guarda, no, allora, innanzitutto mi viene da ridere, perché a me qualche 3-4 mesi fa mi chiama una persona che poi dopo che mi aveva chiamato come architetto ho scoperto che stava a scuola mia, tra l'altro, quindi io, però né lui si ricordava di me né io mi ricordavo di lui, però diciamo che avevo appunto ristrutturato casa, tra l'altro una casa molto bella ad Albano, che poi Albano è un posto stranissimo perché ci sono delle case che vedono contemporaneamente il lago e il mare, perché effettivamente tu da Castel Gandolfo, scusate, no, Albano, Castel Gandolfo, che è molto in alto, questa casa stava sul crinale, in una parte alta, e vedeva da una parte il lago
e dall'altra parte il mare, che io onestamente quella zona la conosco pochissimo, ma mi era sembrava una cosa super super interessante, molto interessante. Comunque, vabbè, comunque per farla breve, questa persona mi chiama, questo ragazzo, quel ragazzo, che diciamo c'ho vita mia, quindi lo considero un ragazzo, e mi dice, io sono amico di Cosa, se vuoi possiamo vederci, vado là per farla breve, e lui senza nessun tipo di problema ha detto, guarda, io prima di te ho sentito, ho contattato Facile Ristrutturare, sì, mi hanno contattato Facile Ristrutturare, insomma, mi hanno detto che tutto quanto, così colà, insomma, la ristrutturazione la dovrei fare intorno ai 400-500 euro al metro quadro, quindi insomma io riesco, io ho detto, Franti, guarda, e quindi insomma gli ho detto innanzitutto quanto poteva costare realmente una ristrutturazione come lui la voleva, ovviamente, no? Perché certo, uno può anche fare una ristrutturazione super economica, ma devi abbassare le pretese. Se invece tu vuoi fare una ristrutturazione in un certo modo, stravolgendo completamente la casa, ovviamente non te la cavi con quei soldi. E però insomma, diciamo che quindi un po' l'ho spaventato, no? Un po' l'ho spaventato, perché ovviamente quando lui dici che anziché pagare 500 pagherà 1000 euro al metro quadro, e che per una casa di 120 metri quadri pagherà almeno 120.000 euro tra lavori e materiali, ovviamente lui è spaventato. Mi sono fatto prestare dei pennarelli dal suo figlio e mi sono conservato questo, non so se si vede qualcosa, e quindi gli ho scarabocchiato, il progettino del piano terra, in quel punto evidenziavo l'orientamento, evidenziavo il fatto che avendo il giardino era molto più interessante lavorare prima sul fuori che sul dentro, il rapporto con dentro e col fuori, con i materiali locali, eccetera, eccetera, e alla fine appunto l'ho conquistato. Quindi voglio dire, ovviamente questo cliente era propenso a non affidarsi a facile ristrutturazione, come si chiama, facile.it, come si chiama. E è anche vero però che sta a noi architetti e professionisti dare qualcosa in più, perché se poi io devo offrire quello che offre Facile Ristrutturazione, ovviamente loro, no? Quindi se se questa cosa funziona, adesso non ne so molto, significa che dà determinate garanzie, forse sì, sull'aspetto prettamente economico, con dei format molto prestabiliti di ristrutturazione, se usando determinate cose, cioè tendo ad immaginare. Perché quale può essere la rassicurazione che un tipo di organizzazione del genere può dare, no, all'eventuale cliente? Immagino quella, cioè di non perdere troppi soldi, di non andare appresso alle cose. Insomma, penso che sia lì la chiave del suo successo, se un minimo di successo ha. Penso di sì, perché se no un'operazione del genere... Punto. Essere interessante un dibattito tra il ruolo degli ordini degli architetti e il ruolo della signora con i capelli bianchi, cioè nel senso quanto il presidente dell'ordine degli architetti, non dico di Roma ma insomma d'Italia, di cui per esempio io ignoro completamente chi sia attualmente, quanto è importante rispetto invece alla signora con i capelli bianchi, cioè nel senso quanto effettivamente queste persone riescono a, come dire, a rappresentarci senza fare nomi e cognomi. Obiettivamente ci sono stati dei presidenti di ordine, pessimi architetti che hanno fatto cose orribili anche in zone storiche che andrebbero tutelate, specialmente a Roma, e quindi e questo non fa bene alla professione. Però devo dire, io su questo sono abbastanza ottimista, nel senso che è ovvio che se tu cerchi non cerchi la professionalità, non cerchi il progetto, non cerchi l'assistenza, è così, ovviamente ti rivolgi a lui. Ma è come la differenza tra un libraio
e Amazon, cioè se tu non hai idea di che libro comprarti, vai dal libraio di quartiere e chiedi: guarda, a me piacciono, che ne so, i libri che parlano di avventure urbane a New York, e loro vi consigliano, che ne so, la Beat Generation, oppure vi consigliano, che ne so, qualche altro scrittore. Se invece te già sai quello che vuoi comprare, il titolo, eccetera, eccetera, a quel punto te ne vai da Amazon, perché dal risparmio del 5%. Quindi, Più secondo me. pratico, sì, è vero. Però appunto, ecco, no, questo secondo me è un tema molto interessante, cioè è vero forse che anche il processo del progetto architettonico è un processo un pochino più complicato, diciamo, nel rapporto di mercato, della vendita del libro, eccetera, però comunque è un processo di mercato. Sicuramente. In questa cambiamenti sociali, culturali che stiamo avendo, ci avviciniamo, come giustamente dici tu, a un'automazione anche di quell'aspetto. E quindi dove il cliente è talmente sicuro di sé, come diceva Daniele, cioè se il cliente vuole una roba precisa, ha bisogno di una messa in pratica, diciamo, no? Con più o meno filtri. Però che porta a realizzare esattamente il progetto che tu vuoi, cioè una sorta di democrazia diretta della progettazione. No, io quello che. Allora, credo che queste conversazioni per la candidatura siano estremamente importanti e quindi poi ci hanno fatto riflettere su tante cose. Però quello che mi ricordo, un po' avendo guardato la storia dell'interior design, questa volta si può dire, ma in generale la storia di quelli che si sono occupati di questa tematica, cioè del paesaggio domestico, diciamo così, e quindi un po' agli albori dell'architettura borghese, no? Beh, di fatto c'è sempre questo rapporto tra comunicazione, mercato, professione, e la rivista, le riviste sono estremamente importanti e ambigue da questo punto di vista, perché un conto è l'accademia e l'educazione accademica che uno ha perché esiste, non so, una sorta di sacerdozio dell'architettura o dell'ingegneria o della letteratura che è la preservazione di un certo modo di interpretare le cose. Che è un sacerdozio, cioè tu devi essere veramente celibe, tu devi sapere tutta la storia dell'architettura, devi conoscere tutte le cose, devi seguire tutti i passi, i saggi accademici, devi discutere di alcune faccende, senza adesso fare i commenti se sono positive o negative. E un altro conto invece è cercare di intercettare la possibilità, quei vuoti di cui con Mattia spesso parliamo, no? Che sono delle opportunità. Quindi questa candidatura è una grandissima opportunità, quindi ringrazio Bruno che ci ha proposto, diciamo, questa sfida, perché è una sfida strepitosa e la comunicazione, cioè la rivista degli anni 30, 40, 50, la moda, la tendenza, il desiderio di imitare, di crescere, di trovare lo spirito del tempo, lo stile Liberty, ma non è che quello è uno stile studiato a tavolino, il Gaudì della situazione. Quella è una personalità che è uscita fuori, che è emersa e poi è sfioccata. Allora è chiaro che noi studiamo come studenti gli stili, le poetiche dei più, come dire, rilevanti personaggi che avevano un'impronta importante, no? Che è una maniera assolutamente romantica di guardare le cose. Pragmaticamente, però, diciamo, quello che c'è da imparare non è tanto quello, ma le domande che si portavano appresso. Per questo io dico che la scuola, l'architettura, il progetto soprattutto sono le domande. E non sono le risposte. Quindi, secondo me, questo rapporto tra il mercato, la comunicazione, la scuola, anche la rappresentatività, diciamo, professionale degli ordini, c'è sempre stata nel periodo moderno, chiaramente. E se tu guardi un po' quello che è successo nella storia del design e degli interni, diciamo, a Milano, ma lo stesso Gio Ponti è emblematico, la mostra che c'è stata al Maxxi racconta benissimo questa faccenda. È una cosa che si ripropone sempre tutte le volte. In questo momento è particolarmente aggressiva questa, è corrosiva, diciamo, questa provocazione perché c'è la televisione di mezzo, c'è una trasmissione televisiva che è stata così importante da coinvolgere, diciamo, milioni di spettatori, c'è un'aspettativa da parte di chi studia e si laurea nelle discipline leggere non del progetto in generale, ma del progetto degli interni. Di poter mettere in pratica subito quello che ha imparato, no? Allora è veramente,
disturbante, ma in maniera, io la dico, positiva e stimolante, questa faccia di questa persona che dice: io adesso vi prendo tutti quanti e sono io il coordinatore. La scorsa volta parlavamo dell'importanza del processo, e che non c'è un processo in tutta questa roba qua, c'è un processo e come. E quindi la chiave interessante da analizzare è proprio il processo, perché adesso appunto ormai nella iperdiffusione delle piattaforme, della condivisione, del fare rete, eccetera, eccetera, e però si è trovata una chiave creativa, innovativa, che in qualche modo mette in gioco, certo, uccide, come è stata un'invenzione, se vogliamo, Amazon, questa cosa qui c'ha il rischio di uccidere le piccole realtà, i piccoli professionisti, eccetera, eccetera. Però è tutto un evolversi, no? È tutto un... Ci darà l'occasione di riflettere bene quello che facciamo. Ernesto ha detto una cosa molto chiara, è un fatto di servizio, no? È chiaro che tu devi però, come sempre diceva Ernesto, educare il tuo cliente, cioè chi esprime il bisogno lo devi educare in qualche maniera, quindi chi ci rappresenta, gli ordini professionali, molto spesso, secondo me, questa è una provocazione anche, dovrebbero fare formazione, educazione, perché ne manca altrove, non tanto agli architetti, ma dovrebbero fare una formazione per i non addetti al lavoro, cioè spiegare che cosa fa l'architetto. Guarda che questa cosa qua non è banale, perché l'ordine degli architetti in altri paesi spesso si fa intermediatore tra il cliente e appunto la professione. Questo è interessante, cioè c'è uno che ti paga, non ti paga, ma paga l'ordine degli architetti che poi distribuisce, come se fosse una sorta di professione pubblica, cioè io sono un pubblico ufficiale che è stato in qualche maniera educato a una, cioè, al bello. Ecco, facciamo una... Allora, è una centralizzazione, diciamo. Allora io dico, ma gli ordini, chi ci rappresenta, chi rappresenta, e rappresenta non è l'università, perché l'accademia non serve a niente, io dico sempre che la scuola non è serva di nessuno, quindi l'accademia non serve a nulla, l'accademia non è pratica, l'accademia tu la fai, la frequenti, la pratichi, perché è su un livello speculativo che è difficile, anzi non dovrebbe mai incontrarsi con la realtà. Io voglio dire, adesso dico questa cosa buffa che ci possiamo riflettere, invece gli ordini degli architetti, che non sono dei sindacati, ma sono delle organizzazioni, organizzazioni interessanti che, tra l'altro, ecco, la grande questione degli ordini degli architetti, che a un certo punto sono diventati emanazione del Ministero della Giustizia anziché emanazione del Ministero della Cultura, per esempio. Questo nascono così. Tu sei, l'ordine è garante nei confronti del cliente che il professionista faccia il bravo. Perché quando tu vai in commissione ti dice questo il presidente commissione disciplina, ti dice: guarda che tu, se vieni chiamato, io sono obbligato a controllare che il tuo lavoro sia conforme alle norme deontologiche, quindi se uno ti fa un esposto, io devo essere garante nei confronti dello Stato di diritto che la professione che tu eserciti sia esattamente conforme, perché non possiamo... Questo è interessante, sicuramente, però io la cambierei completamente sta faccenda. Farei che gli architetti, è vero, sono dei professionisti, però sono anche delle persone cultori di una... forma mentis, di un atteggiamento che andrebbe preservato e raccontato. Io ho delle persone, degli amici che mi dicono: senti, io ho chiamato te perché tu sei un architetto e quindi vorrei sapere qual è la procedura burocratica per fare una certa cosa. Io vengo percepito sempre, costantemente, da tutti i miei amici, nonostante faccia cose strane, abbia profili social di tutti i tipi, mi sforzi di far vedere che faccio tante cose. Allora, un ordine degli architetti dovrebbe anche educare e avere come obiettivo l'ordine nazionale, ma anche gli ordini locali, di educare le persone comuni al mercato del pesce. Ci dovrebbe essere il mercato dell'architetto, dell'ordine degli architetti. Allora questa cosa è ovviamente una provocazione, però è così, cioè se noi non abbiamo la capacità di educare la popolazione, la persona, a quello che è la funzione di un architetto come di un ingegnere, non sto parlando... Che cosa fa? Di che cosa si occupa? Quali sono i valori importanti che si porta appresso una figura come un geometra, che avrà il suo, l'architetto, l'ingegnere, eccetera? Questo pone un sacco di domande. Ernesto l'ha detta benissimo, l'ha detta bene in tutte e due le cose. Uno, che l'architetto fornisce un servizio assolutamente personale e tagliato sul dialogo reciproco e la costruzione di una confidenza con un cliente che ascolta, e tu che sei capace di ascoltare quello che dice, che va oltre la standardizzazione
che ti può dare un'azienda come Ristrutturare Facile. E poi questa faccenda che c'è bisogno di qualcuno che la racconti, perché l'università è accademia, l'accademia è una cosa, la professione è un'altra. Sono due cose diverse. E secondo me l'ordine dovrebbe sforzarsi di trovare tutte le maniere di divulgare, a trovare occasioni di portare le persone a capire di che cosa si occupa veramente un progettista, non un architetto, un progettista. Posso dire due piccolissime cose su questo argomento. La prima è che, per esempio, rispetto a questo quest'ultimo tema, il fatto di creare la casa dell'architettura mi era sembrata all'epoca un'ottima idea, no? Perché non era l'ufficio o la sede dell'ordine degli architetti, ma viene poi chiamata casa dell'architettura. E secondo me se si fosse proseguito su quella scia, sarebbe sicuramente stato molto interessante poter aprire questa casa. Già il fatto di chiamarla casa e non ufficio mi sembra un'ottima idea. E poi insomma devo dire che la possibilità appunto di poter ospitare quindi dei cittadini per poter un po' spiegare l'architettura in maniera non accademica mi sembrava un'ottima idea. Poi credo che poi in realtà sono stato molti anni fuori, quindi non lo so poi che è successo. Comunque, quando sono tornato nel 2012, credo che questa cosa poi sia un po' stata accantonata, che mi risulti. Infatti, a parte quest'ultimo anno, ma non mi risulta che poi la casa dell'architettura cioè, effettivamente abbia continuato a essere una casa. Poi la seconda cosa che però volevo dire, e che altrettanto mi sembra interessante, cioè il fatto un po' è uscita questa, un po' delle riviste, no? Io mi ricordo che una volta seguì una conferenza di Pippo Ciorra, il quale disse che, in maniera ovviamente molto provocatoria, che le migliori riviste di architettura sono gli inserti di Repubblica e del Corriere della Sera, no? Che si chiama Living Corriere, mi pare, non mi ricordo di Repubblica, non so, perché effettivamente ogni settimana facevano vedere un progetto di una volta di interni, una volta di una piccola scuola, una volta di non so che, di ottima qualità. Quindi voglio dire, effettivamente le riviste, anche le riviste di architettura, dovrebbero forse, a parte quelle super specialistiche, ma si dovrebbero creare delle riviste che stanno a metà tra il professionista e il cliente. Mi sembra che l'unica, io adesso non sono specialista, mi sembra che l'unica però che è un po' così è Interni, mi pare che c'è una rivista che si chiama Interni, che è a metà tra una rivista specialistica e una rivista tipo Casa Facile, ecco, per capirci. Vabbè. Bene, questo delle riviste mi sembra un tema, secondo me, che poi ritorna nella comunicazione, vedi, un po' stiamo girando su questa tematica. Io, ragazzi, non so come chiuderei, mi piacerebbe chiuderla con la candidatura, perché... Io devo rimettermi a fare i disegnetti per la candidatura, scusate. Va bene, guarda, Ernè, allora, io pure, poi ci mandiamo un fatto. Senti, la puntata di oggi mi dispiace tanto, perché Ernesto secondo me sarebbe stato un ottimo ospite per la puntata. Peccato che non c'era Sveva. Peccato non c'era Sveva. Però lo dobbiamo rinvitare perché Ernesto... Vabbè, allora senti, rinvitiamo Ernesto. Io secondo me gli farei proprio una puntata, perché Ernesto, tra l'altro, a parte che vabbè, lo conosciamo, insomma, è un bravo progettista, fa un sacco di cose interessanti, quindi una volta possiamo anche parlare un po' di alcune cose che fa, che secondo me vale la pena, perché parlare tra di noi significa anche stabilire un po' di solidarietà professionale, quindi anche capirci più a fondo, queste chiacchierate sono importanti. Però allora, io vi saluto, io non so come fare, Mattia, tu mi metti a farsi i disegnetti così, poi dopo ci risentiamo. Bisognerà far sapere che abbiamo fatto... Io le metto un po' di musica perché mi rilassa, un po' tanto che segno, va bene. Vi saluto, grazie però questa...
conversazione, mi ha fatto molto piacere. Va bene, pure a me. Dopo ci sentiamo per la candidatura allora. Ernè, grazie che ci hai contribuito, che secondo me ci risentiamo mercoledì prossimo, Va bene. Ciao. Cerchiamo di andare in onda. Volta. Ciao. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Mattarella. So adesso è stato un prezioso interlocutore negli anni dei comandati, sia per quanto riguarda i rapporti istituzionali che per quanto riguarda i rapporti personali. Bene.